dicono. Sosta, parleremo per più di due ore stasera. Altra vettura con dei bei colori. Arrivano Giuseppe Manno, Angelo Medas. Tra le due ruote motrici, vincitore Coppaci in una zona classe R3 nel 2022. Ringrazio Matteo De Rio per tutte queste informazioni. L'ho chiesto prima, lo chiedo anche a te. Quale delle prove temi di più? Sono tutte belle, ma quella stanotte è tosta. È tosta, ma perché si fa in notturna o perché è veramente tosta? Perché è una prova speciale molto difficile di notte, secondo me. Però il paesaggio che andremo a affrontare adesso per arrivare alla prima forse ripaga, ripaga. Fate Fuggerlo, bellissimo posto, c'è mai stato bellissimo. Diomedi ha proposto agli organizzatori di farla due volte la prossima volta. Infatti. Va bene, salutiamo ancora un applauso, se ne vanno anche loro, Giuseppe Manno e Angelo Medas. L'applauso lo continuate per accogliere Alessandro Scuroso. Yeah.
non in assoluti, primi di raggruppamento e primi di classe. Com'è? Dopo la giornata di ieri che eravamo un po' abbottonati, dai, oggi ci siamo un po' liberati sulle prove che ci piacevano. E niente, siamo qui, la macchina è sana. Intatta? Intatta e niente, più di così. Avete messo dietro qualche scoda, eh? Vabbè, noi stavamo guardando la gara nostra e non ci interessava di nessuno, anche perché la macchina è un po' difficilotta dopo l'incidente dell'anno scorso, sto prendendo un attimino di nuovo le misure e niente. Siamo divertiti tantissimo, belle prove. Siamo qua. Dai, siamo primi di gruppo RC4M, primi di classe R32000 e quindi arrivano i meritati premi per voi. Aspetta che mi sposto. Non è assoluto, i primi classe manca uno, e se arriva, arriva il primo di gruppo, sempre per loro. Vai. Guarda chi c'è, dove è spuntato? E allora, la foto di rito!